E questa è la strada che il 12 luglio 2023, a 7 anni dalla tragedia ferroviaria, hanno percorso Angela, Luisa, Franco, Domenico, madre, sorella, cognato e figlio di chi era a bordo del convoglio ET1021, partito da Andrea e diretto a Corato, schiantatosi contro un altro treno che arrivava dalla direzione opposta, sullo stesso binario. Tornare e fermare quel tempo, avere mia figlia qui e non tanta istituzione, perché rimangono solo istituzioni e basta. Una via di campagna dove non ci sono insegne e neppure più speranze, porta nel punto esatto in cui alle 11.06 del 12 luglio 2016 un boato improvviso in aperta campagna ha fermato le lancette degli orologi sui davanzali delle case di chi oggi qui non ha più lacrime da versare. Uccisi due volte, 12 luglio 2016, ferrotranviaria, 15 giugno 2023, giustizia italiana, e lo striscione legato agli ulivi che quella mattina hanno assistito all'impatto, in prossimità del chilometro 51 della tratta ferroviaria che oggi gode di un doppio binario. I lavori, costati 90 milioni di euro, hanno permesso di riaprire al traffico la circolazione ferroviaria sulla tratta Ruvo-Corato-Andrea Sud lo scorso 3 aprile, consegnando alla ferrovia un nuovo aspetto. I lavori e i milioni hanno ridato un ordine alle cose, ma non hanno cancellato le scene impresse nella memoria di queste persone, di questi fratelli, genitori e figli. Mia figlia ha lasciato una bambina e quindi per loro si va avanti, altrimenti non si riesce più a vivere. Perdere una figlia già è tremendo in questo modo. Poi, sapendo che si poteva evitare. Tra quegli ulivi anche quest'anno risuonavano le urla di dolore, le suole dei vigili del fuoco sulle lamiere, i singhiozzi nelle mani chiuse sul volto di quelli che piangevano disperazione.